consigliere e anche come cittadino di Parma, c'è una regia occulta in queste cose qua, perché non si capisce come alla chetichella manifestazioni di intenti che sembrano così delle brave azioni politiche retrocedono a una specie di consenso dichiarato. Così la manifestazione di oggi sulla Gazzetta, così guarda caso l'ordine del giorno che è sinallagmatico al comportamento dell'assessore del presidente della commissione Fulco. Ma cosa sta a significare questa situazione qua? Che io credo che un effetto della cosiddetta trasparenza urlata viene meno quando, e qua bisogna che il nostro appello alla città rispetto a questo problema e anche agli altri che ci vedranno protagoniste, è quello che questa città deve capire, deve conoscere che in questo sistema di amministrare, e in questo caso un settore molto speciale e specifico dell'uso del territorio, e nasconde una regia. Ma chi è che non mi dice che su questa operazione già sono stati intavolati degli accordi con emissari commerciali? Chi è che non mi dice che hanno già promesso tante di trasformazioni in modo da soddisfare quello che è agli occhi della politica e dell'economia è il privilegio di una capacità di fare soldi? Ma adesso sono molto attento a come questa amministrazione si potrà porre su questo terreno, perché e c'è stato un primo aspetto nel quale dicevano ma sono già gli accordi precedentemente fissati dalla precedente amministrazione. Ma se tu hai vinto le elezioni prendi il coraggio politico di dire no, questa cosa non la faccio. È un proliferare di spazi commerciali, c'è un campanello molto grave che è quello delle associazioni commerciali, e di riflesso c'è un'altra politica che non costa nulla, quella di dire diamo 15.000 euro se apri la bottega in via Imbriano o in via Rixio perché sta per chiudere. Ma allora è una presa in giro, perché il tessuto economico della città, il commercio della città non lo rilanci lanciando l'idea di un piccolo contributo, una minusvalenza su quartieri in operazioni antidegrado, quando poi soddisfi gli appetiti dei soliti noti. Sui soliti noti noi adesso vogliamo i nomi, perché ogni operazione urbanistica, guarda caso, di facciata non ha mai un nome. Noi dobbiamo iniziare a dire alla città chi sono questi che fanno queste operazioni. Questo è il Massimo, che magari ci sarà seguita nel precedente consiglio. Intanto io voglio che sia chiara una cosa, perché si è portati a dire la IKEA non c'entra assolutamente nulla, cioè si utilizza quel riferimento per dire qual è l'area, l'IKEA non è interessata in alcun modo a questa operazione, quindi tanto perché non ci siano equivoci. Dopodiché io voglio precisare due cose. Intanto questa vicenda non nasce adesso, perché già nella scorsa amministrazione c'erano stati segnali di questo tipo, poi erano stati bloccati e fermati. Non so in che modo, in quale discussione all'interno di quella giunta, perché sapete non ne facevo in alcun modo parte, ma di fatto non è una vicenda nuova. Seconda questione, occorre una variante urbanistica, perché ad oggi quell'area non ha, non solo nelle previsioni della superficie commerciale di vendita, ma nemmeno nella classificazione consente spazi di media o grande distribuzione. Quello che consentirebbe ora è la realizzazione di commercio al dettaglio, cioè negozi, e in base alla legge regionale questi non possono nemmeno essere collegati con spazi coperti, cioè della serie la galleria commerciale è un'unica superficie di vendita e su questo non ci sono alibi. Ma il secondo passaggio, ammesso che questo ci possa stare, riguarda appunto la modifica del piano commerciale, perché sapete tutti che la determinazione delle grandi superfici di vendita è pianificata a livello provinciale. Si diceva prima la
l'ordine del giorno relativo agli altri comuni attorno a Parma, e i comuni attorno a Parma attualmente non hanno più alcuna capacità realizzativa di grandi superfici di vendita, perché è stata esaurita, anche perché avevano medio-piccole superfici di vendita. Quindi adesso è bloccata. Questo significa che o viene messo in discussione il piano del commercio settoriale provinciale, e in questo momento non credo che la provincia sia in grado di porre una discussione di questo tipo, nemmeno c'è la volontà di farlo, ma soprattutto l'unico stratagemma per aggirare quello può essere di un qualche trucco o qualche stratagemma progettuale per evitare, come detto, la galleria. Perché le superfici commerciali non possono essere in un unico ambiente. Cosa significa questo? Significa che in questo momento l'area richiede modifiche urbanistiche tali per cui non sono aggiustamenti, ma sono scelte precise, che in questi anni sono state assolutamente aggirate. Io faccio due considerazioni. La questione dell'asilo di scambio. Io porto a conoscenza un fatto. È evidente che chi è in grado, per diciamo pure, acquisire un vantaggio di natura urbanistica ed è in grado di mettere sul campo gratuitamente un'opera che ha qualche costo, beh, insomma, nasce la domanda, qualche interesse ci può essere, perché non è che si regala una bicicletta. Evidentemente le operazioni in campo sono di una qualche natura. Secondo, questa della gestione, appunto, dell'apertura, della possibilità di avere una nuova superficie di vendita, in questo momento, l'hanno detto altri, va valutata non solo come operazione urbanistica, ma cosa accade in un mercato che è assolutamente ormai bloccato e saturo. Qualcuno l'ha detto, il Parma Retail, area, lo ricordo, autorizzata già nel 2004, quindi ha già 10 anni di programmazione. Quando è arrivato in fondo, adesso fa un'enorme fatica a trovare acquirenti. Quindi non c'è motivazione. Attualmente non pare esserci alcun tipo di considerazione che dica c'è un'opportunità, un'evidenza pubblica di interesse per la città. Quindi qualcuno l'ha detto, io poi chiudo subito, ma che trattative ci sono in corso? Con chi sono queste trattative? Con quale mandato? Siamo in una situazione per la quale davvero io credo che chiunque si ponga l'interrogativo, ma che cos'è che spinge il protagonismo della giunta e dell'assessore Linovi ad andare in questa direzione? Non è né una priorità, non sta nel programma di mandato di questa amministrazione, quindi l'unico interesse è l'interesse privato, naturalmente, dell'operatore commerciale. E questa è la drammatica situazione per la quale vediamo un grande protagonismo su questi interventi, mentre vediamo una totale paralisi sulle grandi scelte che dovrebbe prendere l'amministrazione. Allora, qualcosa non torna. Io ripeto, la visione urbanistica di chi arriva ed è più abile a mettere in campo risorse economiche da regalare in un territorio e da questo più regala e più riceve benefici o privilegi di natura urbanistica, è una visione drammatica, perché significa che l'operatore che più è in grado di mettere sul campo risorse da regalare ottiene di più. E questa è una visione non solo che non si è mai nemmeno assistito in questa città, ma davvero non ci porta da nessun parte. Allora, noi chiediamo, qualcuno l'ha già detto, ho finito davvero, con chi si sta trattando, con quale mandato e con quale interesse, perché se alla fine ci scopriamo che salta fuori l'ennesimo articolo 18 dove di fatto deve esserci l'evidenza pubblica, e non attacca mica più che per dire l'evidenza pubblica è il regalo che viene fatto all'amministrazione, l'evidenza pubblica deve stare nell'opera, nell'intervento, e qui l'evidenza pubblica non c'è, anzi semmai in quell'area bisogna capire anche il contesto ormai urbanistico di viabilità che cosa sta diventando.